spazi. E dopo quel 56 facciamo un balzo nel tempo di un paio d'anni per raccontare l'annata più bella di un corridore. Però, un attimo, siamo nel 1958. Il 58 fu un anno sconvolgente per la storia d'Italia, perché accadono molte cose. Fu quasi precursore di quel 68 che sarebbe arrivato 10 anni dopo. Perché? Perché nel 58 l'Italia toccò il prodotto interno lordo più alto della sua storia. Dopodiché si andò giù. Fu il boom economico per veramente. Poi nel 58 succedero tante altre cose, per dire la legge di Berlino, chiusero le case di tolleranza, e fu una cosa importante in quegli anni. Poi al soglio di San Pietro entrò il cardinale Angelo Roncalli, che prese il nome di Giovanni XXIII, tutti ricordato come il Papa Buono. Io vorrei dire il Papa rivoluzionario, perché fece, rivoluzionò la Chiesa, i rapporti con i laici, fece il Concilio Vaticano, dove cambiò tutto, nel senso la messa venne recitata in italiano, non più in latino, il prete era rivolto verso il pubblico, un sacco di cose. E poi in Svezia il Brasile riscattò la figuraccia che aveva fatto 4 anni prima in casa, perdendo con l'Uruguay, e brillò la stella di Pelé. E poi nel 58 fu l'anno di Ercole Pardini, che vinse il Giro d'Italia e che vinse il Mondiale. Il 58 fu l'anno in cui il Festival di Sanremo vide vincere un ragazzo che sarà il primo della schiera degli urlatori, un ragazzo che non cantava più di cuore, di amore, ma cantava la sua percezione di vivere, di esistere, di volare. Si chiamava Domenico Modugno, la canzone era Nel blu dipinto di blu. Però arrivo al dunque. Il 58 fu l'anno più bello di un corridore che ho avuto la fortuna e il privilegio di conoscere personalmente. Lui era Vito Fager. E proprio in quel 58 lui toccò il cielo con un dito. Per descriverlo userò le parole che ha usato la figlia Tiziana. Era un corridore elegante, completo. Il suo tallone d'Achille, le cronometro. Pragmatico e silenzioso come il richiamo della sua terra, dove si attende con devozione i frutti di quel vino che tanta parte ha nelle nostre tavole. Ed esuberante però, quando i muscoli delle sue gambe aggredivano le strade. Una persona a modo, con una dote straordinaria, la consapevolezza dei propri limiti. 9 vittorie, un secondo posto al Tour de France, 6 giorni in maglia gialla. Questo era Vito Fager. Lui era veneto, trevisano, di Sarmede, classe 1932. Non entrò nel ciclismo con il Bordo, ma lo fece in punta di piedi. Faceva il muratore, Vito. Un giorno, a 19 anni, decise di iscriversi in una corsa, la Piero di Felletti, una corsa per Monteserrati. Quella corsa la fece con la sua bicicletta. Gli mise un manubrio da corsa, un cambio, ed arrivò secondo, solo perché gli cade la catena nel finale. Continuò a correre con i dilettanti, vinse il Gran Premio del Belvedere, una corsa molto dura. Poi nel 56 passò a professionista. Lui corse la sua carriera con la Bottega, con l'Adana e con la Torpado. Poi nel 57 fece da gregario a Carlesi, ma arriviamo a quel 58, perché nel 58 fu l'anno in cui lui veramente esplose. Allora, andò all'Adana nel 58, dal IDS Sivoci lo volle alla corte di Monti e di Giancarlo Astrua. E Alfredo Binda, dopo averlo visto in azione al Giro d'Italia, lo volle al Tour de France, perché quel Tour de France
e Fredo Binda era il direttore sportivo della nazionale. Il Tour de France quell'anno si correva con la maglia della nazionale, non con una squadra di club. E i suoi compagni erano Baffi, Fagalini, Pernione, Nascimento, Dall'Aga, Tabotti, insomma, gli avversari invece erano Anquetil, Jacques Anquetil, Luis Bobé, Rafael Geminiani, Federico Martín Balmontes, l'Aquila di Toledo, e Charlie Gaon, sempre Charlie Gaon, in agguato. E mentre il Brasile di Pelé batteva la Svezia di Lidl, il Tour quel giorno partì da Bruxelles. Fu un tour molto strano. Anche Dean non fu brillante da subito. Nencini, che era il capitano, non era in grandi condizioni, anche se poi è arrivato quinto. Bobé cominciò in quel tour la sua parabola discendente, e anche Balmontes andò in crisi nelle prime tappe. Rimangono in lizza degli stranieri Charlie Gaudio e Rafael Geminiani. Vito Fabra seppe intrufolarsi sempre nelle fughe giuste, e a Saint-Nazaire, secondo dietro a Garibaldi, approdò il secondo posto in classifica, proprio dietro a Dede Garibaldi. A Luchon, secondo a un paio di minuti da Balmontes, conquista la maglia gialla, la tiene per 4 giorni e la perde al cronometro sul Mont Ventoux, per gela di nuovo a Rafael Geminiani. Poi nella Briançon Audebert arriva terzo, dietro un eccezionale Charlie Gaudio, conquista di nuovo la maglia gialla, la tiene per 2 giorni e la perde nella cronometro di 74 km da Besançon a Digione. Allora, morale: vince Charlie Gaudio secondo Vito Fabra. Voglio salutare Marcello Bosler che va a dormire. Applauso Marcello. Un giorno non è raccontare la cultura, ma è una lettura. Preparati, inizia a leggere, inizia a leggere. Grazie Marcello che sei venuto, grazie mille. Buona serata e grazie. E allora ritorniamo a noi, che quel giro di Francia lo vinse Charlie Gaudio secondo Vito Fabra. Ma pensate, quel giro di Francia aveva 140 km a cronometro. Se ce ne fossero stati metà avrebbe vinto Vito Fabra, perché il tallone d'Achille era la cronometro, e se in un grande giro non vai contro il tempo sei spacciato. Comunque, sempre il Fredo Binda, dopo questo grandissimo tour, lo volle al campionato del mondo. E se parliamo in termini calcistici, la formazione del campionato del mondo era formata così. Era quello di Baldini, prima punta, Fausto Coppi, regista di centrocampo, Nino De Filippis, fantasista, Aldo Moser, incontrista, Gastone Nencini, seconda punta, Arnaldo, perché Nencini, in caso che non fosse in forma quel giorno, Evole Baldini, entrava lui come seconda punta, Arnaldo Bambianco, centrocampista, Alfredo Sabaldini, stopper, e Fabio, che ruolo aveva? Beh, ne aveva due, difensore estremo e soprattutto compagno di camera di Fausto Coppi. Sì, Fausto Coppi voleva Vito Fabio, perché era un uomo sobrio e parlava poco. Come andò per gli altri? Avevo già detto prima, la tattica di Binda e la regia di Fausto Coppi portarono Baldini alla vittoria. Però Vito Fabra marcò ad uno tutti quelli che mettevano fuori il naso, e nonostante avesse marcato tutti, arrivò quarto, perse nella volata finale contro D'Arrivato di mezza macchina. Peccato. Poi Fabra disse nel 59 una tappa al Giro di Sardegna, 2 tappe alla Parigi-Nizza, va bene. L'anno dopo Binda lo volle al Tour, capitano, insieme con Baldini. Vito lo riprovò subito, vince la tappa di Namur, poi invece il giorno dopo era sul Tourmalet, attaccò lo stesso, ma alla sera era felicitante
e si ritirò. Poi iniziò un po' la parabola discendente di Vito Faro e si ritirò nel 62. Ecco, io vorrei qui Tiziano un attimo. A soli 30 anni, a soli 30 anni Vito ha preso la bici a Chioggia. Vito Faro, 7 anni da gregario, 2 mesi da campione. Vito ci ha insegnato che cos'è l'umiltà. Ci ha insegnato anche però a non darci mai per vinto, mai, anche se non siamo dei campionissimi. Le nostre opportunità dobbiamo prendercele, soffrendo magari, perché nel ciclismo, come nella vita, bisogna lottare per ottenere qualcosa di importante. Ecco, Vito Faro ci ha lasciato il 16 maggio del 2014 e se n'è andato allo stesso modo di come è vissuto, in silenzio, però ci ha lasciato Tiziana. Raccontaci qualcosa di tuo padre. Di papà, una cosa solo volevo dire del Giro di Francia, perché questo è una cosa importante. Papà era partito per fare gregario, quindi doveva aiutare il gruppo, come si fa, no? Nel ciclismo è un po' così, ci si aiuta a vicenda, insegna credo, insegna rispetto, insegna l'amicizia e l'aiuto reciproco, per cui lui doveva rimanere indietro in sostanza e aiutare Gimignani. E poi a un certo punto è successo che Gimignani non è più riuscito, non ce l'ha fatta, e Nencini, sì, e a quel punto lì Nencini ha detto vai Vito, e allora lui praticamente ha perso lì la sua tappa, come mi ha detto, e ha fatto 170 km di fuga da solo, senza l'aiuto di nessuno. A quel punto è partito e purtroppo così, insomma, i secondi in questi parli. Invece l'anno successivo è successa un'altra cosa che purtroppo devo dirlo, perché nel ciclismo non sempre tutto è corretto e magari forse mi tiro un po' però preferisco essere onesta, io sono sempre stata nella mia vita e anche andando contro un po' tutti. E credo che a volte si decida chi debba vincere, soprattutto in quel periodo lì c'erano grandi corridori, personaggi veramente, alcuni ho conosciuto, Charlie Gallo stesso ho conosciuto, sono veramente emozionata comunque di parlare di loro, perché la grinta che avevano, la mente che avevano era veramente incredibile, la mente che ha avuto anche mio padre e che comunque ha cercato in qualche modo, non so, di farmi capire delle cose nella vita essenziali, soprattutto non aver paura di niente, anche quando stava morendo non aveva paura della morte, voleva affrontarla. Lui per primo voleva avere il sopravvento sulla morte, per cui è una forza incredibile. È successo che appunto in una tappa di questo giro, mentre stava facendo appunto una scalata, una persona gli ha consegnato una bibita e probabilmente c'era qualcosa che non funzionava in questa bibita e si era deciso che comunque la Francia era comunque in ogni caso in quel periodo più forte di quanto fosse l'Italia, anche dal punto di vista tecnico, tattico. Lo stesso Gallo utilizzava un rapporto leggero, avevamo quello che mi diceva mio padre, rapporti pesanti, per cui per fare un giro del genere era comunque in una situazione comunque più disagiata. E questa bibita comunque ha avuto comunque un blocco gastrico immediato, di conseguenza in una tappa in salita con una difficoltà gastrica sul turmalè, potete pensare insomma quanto possa essere difficile poi arrivare. Mio padre questa cosa le aveva ben capite e per quello che poi ha deciso anche di chiudere un po' alla fine con il ciclismo, ecco, perché la fatica comunque è stata tanta, però spesso quando dai tanto e non sei supportato, no, c'hai un grosso scontro con te stesso e alla fine ce l'hai anche un po' con quelli che ti stanno attorno, che avrebbero dovuto in qualche modo supportarti. Questo è il grande insegnamento che mi ha dato mio padre nella vita: contro tutti se è giusto, aiutare tutti e andare sempre avanti ed avere, come dire, una marcia in più tenendo conto soprattutto delle difficoltà che ti sta attorno. Ecco, questo è quello che mi ha lasciato.
lasciato. Grazie. Grazie a te, Luciana. E grazie a tutti voi. Io, professore.